Oggi giro lungo, non da solo, vediamo con chi. Ci dirigiamo verso Brunico e poi dopo Anterselva. Di oggi è guidato da Franz Wieser, ciclista, pasticcere, magro. Qualcosa non quadra. Dovete scusarmi se oggi la vista sarà solo questa. È meglio stare a ruota e basta. Questo è il tratto di pista ciclabile tra Brunico e Val d'Aura, dove gireremo per Anterselva. Hai perso il treno. Stalle d'Anterselva sono 23 km. Quelli iniziali sono facili fino ad Anterselva di sotto, poi si fa sul serio per salire al lago di Anterselva, il centro del biathlon. Adoro! E poi il tratto finale, ve ne parlerò dopo. Passo stalle, semaforo verde, tra i 30 minuti di ogni ora fino a 45, quindi in bici con attenzione si può passare. Il papsista mojo, quando le pendenze superano il 10%. Tira i freni. Guardate cosa arriva. Il passo stalle è un passo a senso unico alternato, quindi si può salire dal minuto 30
al minuto 45 di ogni ora, mentre possono scendere dall'altra parte quando c'è l'ora esatta fino al minuto 15. Questo vale a dire che con un po' di pianificazione riuscirete a fare il passo senza traffico, il che è fantastico anche per la vista. Sono dal lago di Anterselva, sono 4,5 km di senso unico alternato. Abbiamo abbandonato l'Alto Adige e siamo al confine con il Franz, confine con il Tirolo austriaco. Allora, limite di 130 in autostrada dove non possiamo entrare. Traffico quadrupede al passo Stalle. Ciao bella! E dove va? Che? Non esiste di questa ragazza che ti dà ormoni. Madonna, non ce la facciamo mai. Thank you.
siamo a neanche un chilometro da Lienz, qui vediamo il castello di Lienz e siamo in palle. Abbiamo percorso i quanti chilometri? 120? No, di 20-25 chilometri di ciclabili dal, dopo la valle di Zevenbergen. Andiamo a Lienz, mangiamo il gelato e poi speriamo che il vento giri e ci spinga fino a San Candido. Poi si spunga l'animo. Pit stop a Lienz, fermata, gelato. Se iniziamo ad andare piano è colpa di quest'acqua. L'acqua della lumaca. La fatica si fa sentire, è caldo anche. Siamo tra Lienz e San Candido, al confine, a metà strada circa, e stiamo attraversando paesini ciclabili. Insomma, facciamo un misto perché così è anche più scorrevole, perché sulla ciclabile c'è pieno di gente che va da San Candido a Lienz per ritornare poi indietro in treno. Quindi è molto più pericolosa la ciclabile che le strade secondarie e la statale. Austria 1,10, confine Italia. Diesel Italia sotto marca 1,41. Pausa pranzo, pausa toast, San Candido. Ancora 70 km. Se tutto va bene. Controvento. Goduria. Da 5 km a ruota di Francia.
finalmente da dove siamo partiti 8 ore fa. Km 26-27 km, 2800 metri di dislivello, che non sono tanti, però con il vento che abbiamo avuto in Austria sono abbastanza. E svegliatelo. Ecco, vediamo, eravamo veloci e adesso roviniamo la media. Franz?